Salve a tutti Blazers, bentornati in Dying Light. Siamo ancora dove ci siamo lasciati, vale a dire sul tetto dell'edificio dal quale siamo appena usciti, e dobbiamo dirigerci alle due torri, che non è una roba dei Signori degli Anelli, ma sono le torri dove si trova Troy, appunto per incontrare questa ragazza. Quindi andiamo subito, facciamo del parkour estremo. Sì, questo settore 0 è piuttosto affollato, devo dire. Allora, noi passiamo da questa parte, però lasciamo perdere questo piccolo zombie che va in fiamme. Morirà già da solo, probabilmente, quindi non è affar nostro. E cercherei di raggiungere quel posto rimanendo sui tetti. Almeno non rischiamo troppo. Solo che qui... Allora, sì, beh, andiamo via aerea con questa bellissima fune. Ma posso anche sparare nel frattempo? No, pare di no. C'è uno zombie! Cazzo che combo che gli ho fatto! L'ho seccato con un calcio volante. Chuck Norris mi fa una pippa a due mani. Quindi proseguiamo sempre rimanendo sui tetti per quanto ci sia possibile. Le torri sono lì, quindi ci siamo quasi. Vai così. Ora passiamo da questa parte. Taglie Crane, probabilmente si entra dall'alto. E a questo punto, sì, dobbiamo salire e raggiungere quindi la cima per entrarci. Va bene. Prima di tutto salterò qui. E poi iniziamo la scalata. Suppongo utilizzando tutte queste impalcature. Probabilmente questi sopravvissuti, quindi il gruppo di Troy, sarà un gruppo di esperti di parkour. Come quello della torre, perché vedo che ci sono molte impalcature e la base è in alto, quindi probabilmente sapranno scalare tutto quanto. Passa di qui. E qua c'è una persona. Benvenuto tra noi, credo. Michael. Sì, in persona. Eccomi. Sono qui. Michael, Troy ti aspetta nel nostro loft. Benvenuto tra noi, Crane. Ti posso rubare la mazza, è molto bella? No, ovviamente. Crane, che piacere. Sono Sam. Saluti. Se ti serve roba tecnica, parla con me. Ho quasi trovato il modo di aggirare il blocco delle comunicazioni. Forza. Va bene. Ciao Troy. Sono Kyle Crane. È un piacere abbinare un volto alla voce. Non dice niente. Stai cercando Jade Aldemir, vero? Ha la faccia sì, mezza bruciata. Sai dove si trova? Poretta. Jade, sono Troy. Mi ricevi? Oh, Jade. Sono Crane. Ascolta, so che stai andando da Camden, ma la sua clinica è circondata da zombie e dagli sgherri di Race. Aspettami, ti aiuterò. Crane, stammi lontano. Sentire la tua voce mi fa pensare solo a mio fratello. Ti prego, ascoltami. Il fatto è che... È incazzata nera. Ero a servizio del GRE. Dovevo scoprire dove Race avesse inviato un file segreto, ma ormai non importa più perché sono stato contattato dal ministero. Mi si è Dovevano voluto bombardare rivelare. La città, ma... Li ho convinti ad aspettare, perché vogliono le ricerche che hai con te. Dobbiamo trovare un modo di far sapere loro che ce li abbiamo. Ok. Si è incazzato, Jane. Ovviamente, come dicevo Jane. Io tante puntate fa. È incazzata nera. Crane, l'ultima volta che le ho parlato era all'università. È a est di qua. Se quello che hai detto è vero anche in minima parte, devi trovarla. Ora, la nostra cara Jade sta... Da qualche parte laggiù c'è anche uno stadio. Che figata. Voglio andarci assolutamente, prima o poi. Dunque qua posso calarmi da questa fune, no? Sì. Wow. Guardate quanta strada risparmiamo. Ok. E dobbiamo andare quindi più o meno in questa direzione. Va bene. Muoviamoci, affrettiamoci. Stiamo sempre sui tetti ovviamente perché ci conviene. Passiamo da qui però. Sono Troy. Sì, dimmi Troy. Ascolto Troy. Abbiamo parlato di come superare il blocco delle comunicazioni radio e Sabby ha avuto un'idea. C'è un superstite qua sotto. Ci lavorerà su mentre tu sarai alla ricerca di Jade. Splendido. Lasciatelo provare. Ci sentiamo, Crane. E se posso darti un suggerimento, cerca di evitare gli infetti se ci riesci. Quei figli di puttana sono sempre stati pericolosi, ma ora sono più... Guarda quello. Come ha fatto a morire lì? Comunque, cazzo. Oddio, ne sento uno alle mie spalle. Si stanno buttando contro di me praticamente. Soldato di Raiz, dove? Dove siete, soldati di Raiz?
Fammi salire qui. Eccoli. Crepa, crepa. 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 Crepa, t'ho detto. Ok. Sì, vai, fatti uccidere dallo zombie. Va, che divertimento. Mi curo. Ok, l'ha fatto fuori e adesso non ci serve più. Perfetto. Collaborare con gli zombie. Bellissima sta cosa. Devo scassinare anche questa. Ok, cercherò di muovermi questa volta. Ok, è fatta, è fatta. Ci sono zombie, sì. Mi muovo. Mi muovo. Mi devo muovere. Pacco di soccorso, preso. Perfetto, andiamocene, andiamocene. Ma porca merda, ma sono dappertutto, pure sui tetti sti zombie. Ma stiamo scherzando? Vai così. Bravo. Dov'è il pacco qui? Cioè, in mezzo a questa gentaglia. Ma come farà... come faccio a prenderlo? No, è impossibile. Questo è impossibile da recuperare. E tra l'altro, ridendo e scherzando, sono arrivato. Sei stato epico. Sono arrivato nell'edificio dove sta Jade. Adesso devo cercare di tornare da questa parte. Ok, è andata bene. Sali un po'. Te chi cazzo sei? Una donna di nome Jade Aldemir, capelli scuri, lunghi, una tipa dura. Sì, parlava con... come si chiama? Laggiù. Grazie. Molto chiaro, ti ringrazio. Vediamo se è qua dentro. Jade. Jade. Dove sei? Scusate l'intrusione, ragazzi, però sto cercando un'amica. Chi sei? Che cosa vuoi? Chi è che parla? Non c'è traccia di Jade. Dannazione. Ma guarda un po'. Hanno un rifugio gigantesco questi. Crane, mi fa piacere rivederti. Spike. Hey, Spike. Oh cazzo, come ci sei finito qui? Non è stato facile. Comunque, Brecken ti saluta. Senti, ciao Brecken. Puoi trovarmi sempre qui, ok? Quello che avevo da darti nei bassi fondi lo trovi anche qui. Sentiti libero di usare tutto. Sì, grazie Spike. Bella lì. Bello amico. Alla prossima. Non mi aspettavo di trovarlo qua, Spike. Abbiamo un amico, dai, che bello. Ti consegno il pacco di soccorso, guarda. Parliamo con Fidan. Puoi aiutarmi? Sto cercando una giovane donna, capelli scuri, minuta, una tipa dura. Si chiama Jade Aldemir. Sì, era qui. Che cazzo di voce c'ha? Non è andata via da molto. È rimasta qui. Sto ruttando in una lattina. Una faccia davvero arrabbiata. E poi se n'è andata. Maledizione, ha detto dove stava andando? No, ma tu sei Crane, giusto? Yes, ha lasciato questa io. Per te. E Amir? Perché l'avrebbe lasciata a me? Amir è quello che è morto per noi. Per certo. Ma mi ha chiesto di dirti mai più. Mai più sacrifici non per so me. Non so cosa voglia dire. Senti, Fidan, hai una voce incredibile. Posso chiederti un'altra cosa? Cosa? No, mai missioni secondarie. Fuori? Se sì, ti consiglio di passare da Rupert. Ah, attenzione. Mi vendi i proiettili? Potrebbe trasformare una pistola d'acqua in un cannone. Attenzione. Un silenziatore. Dove posso sì, lo voglio tipo? Assolutamente, bella bellissimo. Domanda. È da un pezzo che non si vede nel laboratorio. Potresti provare al suo appartamento. Qua ci forse bisogna ci andarci assolutamente. Il silenziatore mi farebbe di un comodo pazzesco. Jade, sono Crane, mi ricevi? Jade, mi senti? Niente. Troy, sono Crane, mi ricevi? Crane, stavo giusto per contattarti. Savvy ha trovato un modo per aggirare il blocco. Faresti meglio a tornare qui. C'è una cosa che devi vedere. Perché? Di che si tratta? Ok. Quello che sta succedendo all'esterno, devi vederlo con i tuoi occhi. Torna qui e basta, d'accordo? Dico sul serio. Merda, c'è un tizio qui. Allora, vediamo se l'appartamento di quello che vende il silenziatore è sulla strada. Perché in tal caso io ci farei un salto anche subito. Dunque, mappa. Vediamo un po'. È qui l'appartamento di Rupert, è lontanissimo. Ok, ci conviene tornare alle due torri per il momento e poi ci penseremo. Eccoci qui. Vediamo un po' cosa hanno da dirci o da mostrarci. L'ho visto e rivisto, ma non riesco ancora a crederci. È emerso oggi un documento il video interno che avevo del visto GRE, Global su Relief Effort, che se vabbè verificato implicherebbe l'organizzazione in un'enorme cospirazione criminale. Invece di trovare cazzo una cura per il virus di Arran, pare che il GRE intendesse trasformarlo in un'arma e venderlo al miglior offerente. Pezzi di merda. Le reazioni nel mondo sono... Beh, si capiva un no, po'. No, salta alla parte importante. Comunque dicevo, è il video che avevo trovato nella casa della scorsa puntata. Quarantena. Non riesco a credere di avercela fatta.
Sono ancora vivo, non ci credo. Piangiamo la perdita di quelle vite. Ma come ha detto qui oggi il presidente, la vita è per chi c'è ancora. L'esercito ha cercato sopravvissuti in tutta la zona di quarantena, ma sono rimasti solo gli infetti. Ma cosa? Secondo il colonnello Tanner, quando la decontaminazione sarà finita, l'infezione sarà debellata completamente. È stato il ministero. Pezzi di merda. Stanno trovando scuse per giustificare la distruzione di una città. Senti, Crane, prima che tu parta alla carica, avevamo già un piano per inviare un messaggio. Avremmo piazzato esplosivi in un palazzo e appiccato incendi creando un disegno. Troppo complicato per gli zombie. Il problema è, abbiamo un runner, Michael, al palazzo giusto, ma non riesce a salire ai piani superiori. Ci sono troppi mordicarli. Ovviamente vuoi che io ti aiuti. E odio ammetterlo, ma nessuno di noi è in grado di svolgere questo lavoro. Dobbiamo fare qualcosa adesso, cazzo, altrimenti io, tu, Jade e tutti gli altri salteremo in aria. Di a Michael che me ne occuperò io. Nel frattempo puoi contattare Jade e chiederle di incontrarmi? Sarebbe il caso. Hai la mia parola. Perfetto. Dunque, facciamolo. Incontra Michael nelle fogne. Sempre ste fogne del cavolo, eh. Andiamo. Mamma mia. Cioè, le mani in fiamme, cazzarola. Lì c'è una bandiera di Raiz, ma come? Ma a tutto volume. Qualcuno l'ha alzata di proposito. Ma perché? Quel tizio vuole morire, probabilmente. Stai scherzando? C'è qualcuno che vuole morire. Mi sa che questo è il rifugio di Raiz nella città vecchia, comunque. Non vorrei dire, ma c'era la sua bandiera, c'erano delle trappole all'ingresso, probabilmente è così. Cazzo! Cazzo, cosa c'è lì? Oddio! Oddio, cosa non c'è lì? Ma siamo fuori, c'è un casino, ci sono anche dei superstiti. Sì, ragazzi, io non so come aiutarvi, sinceramente, però. Probabilmente sono uomini di Raiz. Sì, ciao, sono tutti morti di già. Merda, 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 merda. Via, sono tutti morti. No, 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 scappa, scappa, Crane, scappa. Scappa qui, scappa qui. Ah, salta, salta, fregatene. Oh mio Dio, quanta gente, mamma mia, ragazzi, è un casino sta città. È un casino sta città. Vai di qui, muoviti. Crane, porca Eva, muoviti. Mamma mia. Ok, ci siamo, ragazzi, ci siamo quasi. È pieno di zombie anche qua, ma io non ci credo, ma... Dai, falli fuori. Ok. Magari, possibilmente, prendendoli in testa. Oh, porca Eva, dov'è che siete? Io non li vedo neanche. Eccolo lì. Eccolo. Muori? Ma porca... Porca troia! No, 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 sono morto, mamma mia. Ok, cecchiniamoli dall'alto, già che posso. Tipo così. Ora dovrebbe esplodere quello, no? Ok. Dai, però. Ok. Ma che cazzo? Pure qui arrivano. Come diamine ha fatto? Come fate a scalare gli edifici? No, dai, state scherzando. È folle tutto ciò. È solo folle. È solo folle. Cadi giù, buttati, vattene via. Vattene via, cadi giù. Oh. Ma santa pazienza. Dai, prendiamo sto coso. Mentre non ci notano, perché sicuramente farà comodo. Oggetti preziosi, pacco di soccorso. Perfetto. E ora scendiamo qui, a questo punto. Dove devo andare? Sott'acqua, come al solito. Nell'acqua marcia, che ti prendi 50 colera alla volta. Ma lasciamo perdere. Eccoci qui, ma... Cioè, questo qui sarebbe l'appartamento di Michael. Non siamo in un rifugio, questo è poco ma sicuro. Sì, infatti ci sono gli zombie. Ok. Ok. Accendiamo la luce. Mi vedono subito se l'accendo, però. Va bene. Cerchiamo di... doppia! Wow. Dicevo, cerchiamo di risparmiare i proiettili ed è quello che ho fatto, infatti. Credevi di farmela, eh? Eccoci qui. Da che parte? Qua c'è qualcosa. Apri lama, va bene. Potremmo fare degli shuriken volendo. E qui? Pezzi di metallo.
Certo che questo Michael sta proprio in un posto di merda. Cioè, lasciatelo dire, Michael. Non mi piacciono questi rumori. Non mi piacciono per nulla. Poi l'ultima volta che mi sono buttato in un condotto mi è andata molto male, per cui non mi fa piacere di certo. Proviamo a fare una doppia ancora? No. Vabbè, dai, non è un problema. Oh mio Dio, vengono tutti qui. Cazzo! Cazzo, sono troppi. Cazzo, sono troppi. Ricarica. Mantieni il controllo. Mantieni il controllo, Eren. Perfetto, pensate se non avessimo le pistole. Cioè, saremmo tipo disperati in questo momento. Mimetizziamoci anche, dai, così stiamo un po' più tranquilli. Anche se fa abbastanza schifo come cosa. Qua ce ne sono tanti altri, ma noi dobbiamo andare da questa parte, seguendo il Bengala, tra l'altro. Va bene. Inizio a stancarmi di queste fogne. Non è molto bello andare sempre nelle fogne. No! No, cazzo, non ci voleva adesso sta roba. Non ci voleva per niente. Speriamo che abbiano dell'antizin da darmi. Cazzo! Pensavo fossi un mordicarne. Eccolo lì, Michael. Non devi avvicinarti di soppiatto. Oddio. Ok. Quasi mi fai venire un infarto. Senti, abbi pazienza che raccolgo un attimo le cose in giro, poi ne parliamo. Ti ho trovato. Non volevo spaventarti, Michael, vero? Ok, ok. Troy mi aveva avvertito. Meno male che non mi ha visto saltare in quel modo. Non mi avrebbe mai preso seriamente. Abbiamo una cotta, effetti. L'hai vista, no? È per questo che innamorato. Mi sono fatto volontario. Rischi la vita in mezzo agli zombie cannibali per fare colpo su una ragazza. Bello, prima che scoppiasse l'epidemia, al massimo vincevo gare d'ortografia. Troy non mi avrebbe nemmeno considerato. Devo sfruttare le mie opportunità. Beh, non è che lei sia così bella, cioè. Parliamo. Cosa bisogna fare? Però. Allora, senti, ho provato. Buon per lui, solo, insomma. Ma mi sono bloccato al nono piano. Lascia fare a me. Devi prendere questi esplosivi, aprire il gas dei forni e piazzare le cariche in alcuni appartamenti specifici. In modo da creare un disegno? Qualcosa che tutti fuori da Arran capiscano che non è casuale? Se riescono a dare una spiegazione per una roba del genere, complimenti. Ora, se sei pronto, si parte dal decimo piano. Ok. Qua ci sono gli esplosivi. Prendiamoli tutti. Quindi, ragazzi, dobbiamo far esplodere questi edifici. Lo so che vi faccio un attimo un'infamata, però concludo qui il video. Abbiate pazienza, perché sennò verrebbe una cosa troppo lunga, perché mi sa di missione tipo enorme, infinita. Per cui, ragazzi, se vi è piaciuto questo video, ricordatevi di lasciare un like, condividete il video se volete sostenermi. Noi ci vediamo alla prossima puntata, in cui faremo questa cosa assieme a Michael. Speriamo di farcela senza troppi problemi. Un saluto da Eren Blaze. Ciao a tutti.